Buonasera buonasera a tutti, eccoci. Live vediamo chi inizia a connettersi, tornati da Londra. Quindi siamo di rientro. E ecco i primi che iniziano a connettersi: Mattia Tommaso. Mi sentite, ragazzi? Ornella, ilaria. Allora, insieme a vedere. ciao ciao Domenico. Mi sentite bene? Ciao Carmine, l'audio tutto a posto? Ci abbiamo Chris Mattia. Mi senti bene? Quindi l'audio, video, tutto a posto. Ciao Andrea, grazie. Tutto a posto, ragazzi, l'audio. Mi sentite bene? Ciao Matteo! Ciao Federico! ciao ciao pietro ciao ciao a tutti fatemi sapere se, se mi sentite bene dai così iniziamo un attimo a, andiamo un po siamo un attimo a aspettare un po di gente che entra in live e poi iniziamo ok grazie l'aria l'audio ok ok Ti pensavo ieri che ero a milazzo bene perfetto mi sentite ottimo ottimo ciao a tutti ragazzi ciao roberto Perfetto. Ok, mi sentite bene? Ok, ottimo. Allora possiamo un attimo iniziare. Vedo che già siamo un bel po' di persone. Bene, fa sempre piacere. Ciao, Shaolin. Come andiamo? Perfetto. Allora, ora siamo di rientro da Londra. Ottimo weekend. E... Ciao, ciao, ciao a tutti. Ottimo weekend. A me, la cosa che piace sempre di questi tipo di eventi e che, e che mi danno l'occasione, l'opportunità di passare del tempo e stare in mezzo a uh, quelli che diciamo, in inglese chiamano like-minded people. Quindi gente con uh, lo stesso mindset, gente con la, stesse, con la stessa visione, gente con le stesse ambizioni e eh, eh, questo è l'ambiente che io sempre definisco ambiente potenziante e voi dovete sempre cercare di andare a trovare questo ambiente in cui immergervi l'ambiente potenziante è importantissimo perché è verissimo eh, che noi siamo la media eh, delle 5 persone con cui spendiamo più tempo con cui passiamo più tempo quindi è chiaro che: eh, ed è verissimo: se voi spendete, se voi passate un anno intero con 5 milionari, diventerete milionari anche voi, ma su questo non ci piove, è proprio assicurato. Se voi passate eh, un anno intero con 5 delinquenti, diventerete delinquenti anche voi, perché è proprio l'ambiente che, che vi influenza. E, e l'ambiente che. Ciao Valentina! È l'ambiente che vi che vi riprogramma, che riprogramma il vostro subconscio, il vostro essere. Quindi dovrete sempre cercare di passare più tempo, possibili, più tempo possibile con persone eh, che vi servono di aspirazione, con persone che già rappresentano per voi un esempio, con persone che già eh, hanno raggiunto ciò che voi aspirate a raggiungere. Perché ricordatevi che se mh, siete in una stanza, in questa stanza siete voi, diciamo i migliori o quelli che già avete raggiunto il livello più alto di tutti. Siete nella stanza sbagliata. Se vi trovate nella stanza in cui voi siete il punto di riferimento a livello economico, a livello culturale, a livello di mindset, se voi siete quello più in alto di tutti, avete quello più in alto, allora vi trovate nella stanza sbagliata. Voi dovete sempre cercare eh, di stare in una stanza. In cui siete gli ultimi, in cui avete solo da imparare, in cui guardate dal basso verso l'alto gli altri e dite cavolo, ma come hai fatto ad arrivare lì? Per favore insegnami, per favore fammi imparare da te. Allora, quella è la stanza giusta in cui stare, quello è l'ambiente giusto in cui stare, no? E dove imparate tantissimo, quello è l'ambiente super potenziante. Quindi dovrete sempre cercare di andare a cercare questo tipo di ambienti. Più passate del tempo con persone che eh, sono peggio di voi, più eh, correrete il rischio di peggiorare invece che di migliorare. No? Quindi, questo tipo di ambienti potenzianti veramente sono incredibili. Eh, io eh, Tant'è che tanta gente spende tanti soldi per entrare in dei inner circle, in, delle, in dei circoli privati, e per, appunto per questo: per condividere e per stare con altre like-minded people oppure persone migliori di loro. Perché stando con i migliori che si impara, e stando con i migliori che si, che si va verso l'alto. Eh, ciao ragazzi, ciao, grazie a tutti. Eh, è stato un piacere vedervi a Londra. Vedo qui c'è tanta gente che ha eh, visto a Londra, ci siamo conosciuti, è stato un piacere scambiare quattro chiacchiere anche per me. Mi sono divertito, grandissimo evento. E appunto è bello stare in mezzo a tutte queste persone. No? Che, che, che sono comunque di ispirazione, eh, che comunque remano tutti nella stessa direzione. Abbiamo obiettivi condivisi e quindi diciamo, eh, quando parli, parli veramente la stessa lingua. E quindi, eh, eh, in questo, in, e io per questo che adoro questo tipo di eventi. No? E quindi, sempre invoglio e incoraggio tutti ad andare a, a questi tipo di eventi. però ovviamente, devono essere gli eventi giusti. Niente baci, niente abbracci, niente saltare sui tavoli. Eh, questa, questa roba, no. però ambiente seri, eventi seri, allora io lo consiglio sempre. Sono il primo ad andarci. Quindi assolutamente sì. Quindi rientro da Londra e perfetto, grande weekend. E, um, ora siamo tornati qui. Quindi oggi torniamo con le nostre live con Suede, sul self-publishing, sulla, uh, sulla libertà finanziaria in generale, sul mindset, quindi que que tutti questi argomenti che amo discutere. E, Uh, D'ora in poi vorrò condividere con voi tutte queste mie conoscenze, tutte queste mie diciamo uh, tutto quello che, ciò che ho imparato negli ultimi anni e tutto ciò che imparerò perché comunque il mio è sempre un percorso che vado a migliorarmi. Ehm, allora, dunque, uh, di oggi di cosa, di cosa parliamo. Oggi parliamo del segreto più grande di ogni self publisher. Ho ricevuto negli ultimi giorni. Ah sì, 100 in live, ragazzi, grande, oggi festeggiamo, si va in tripla cifra in live, per la prima volta. Bene, bene, mi fa un enorme piacere. Oggi si parla del segreto più grande di ogni, di ogni set publisher. Negli ultimi giorni ho ricevuto tantissime richieste, tantissime mail, anche messaggi su Facebook, di gente che mi chiede. Allora, i più intelligentoni sono che quelli che mi scrivono: Ah. Ti ho sgamato! Non è vero niente, io sono andato su Amazon.com, ho cercato il tuo nome e non hai neanche un libro. Non è vero che tu hai il business e sei publishing, stai fregando tutti, è una truffa, non è vero? Questi sono i più intelligentoni. Con chiaramente diciamo, già mi immagino l'aria saccente in cui lo scrivevano. Eh, ti ho fregato, ma io non mi faccio fregare da nessuno. Purtroppo questa gente ignora, nel senso che eh, parla, piace parlare, eh, ignora tanto. E ovviamente, come la maggior parte credo di voi sapete, i libri su Amazon io, come tutti i miei allievi e come tutti, diciamo, i self-publisher a livello mondiale, pubblicano i libri attraverso dei pseudonimi, okay? Quindi, sono dei nomi d'arte, in, in inglese si, noi li chiamiamo pen names, okay? Quindi. Questo per diversi motivi. Numero uno è assolutamente legale, eh, non c'è niente di illegale in tutto ciò. È un nome d'arte, come lo possono avere tanti artisti, tanti cantanti, e ce li hanno anche tanti scrittori reali. Quindi anche voi utilizzerete pen names come lo faccio io d'altronde, che è la scelta più intelligente. E eh, uno dei motivi per i quali noi scegliamo pen names e pubblichiamo attraverso pen names e chiaramente che sarebbe troppo facile così andare a cercare Alessandro Arnau su Amazon.com e vedere tutti i libri che ha pubblicato Alessandro Arnau. Perché? Perché in questo modo scoprireste in un nanosecondo tutte le mie nicchie, tutte le mie keywords. Quindi sono gli argomenti profittevoli che noi andiamo a cercare per pubblicare i nostri libri, ok? E, e quindi si utilizzano i pen names. Pen names chiaramente um, inglesi, Uh, ho anche una strategia nel corso che vi insegna a scegliere il giusto pen name, no? quindi non è un pen name a caso. Cerchiamo di utilizzare anche questa chiave che noi possiamo utilizzare a nostro piacimento per migliorare il ranking dei nostri libri sia su Amazon che su Audible.com. Quindi anche la scelta del pen name va fatta con criterio. Questo, chiaramente, è tutto spiegato nel corso. Però, volevo innanzitutto spiegare questo. Numero due, chiaramente. Ehm, è chiaramente numero due il fatto è che questo, e questo in realtà è il segreto più grande di ogni set publisher. Il segreto più grande di ogni self publisher sono le proprie keywords. Questo è qualcosa che voi non dovete mai condividere con nessuno, perché è possibile che altri trovino le vostre stesse keyword, certamente è possibile, però, se già voi ve andate a dire e magari poi lui controlla e con gli strumenti che vi insegno nel corso e effettivamente si rende conto che la keyword è super profittevole beh ci si fionderà in un secondo, inizierà a pubblicare come lo faranno tutti e chiaramente eh, diciamo, i vostri, le vostre royalties, i vostri, i vostri profitti eh, andranno a, a diminuire tantissimo perché tutti quanti pubblicano libri sulla stessa keyword Quando normalmente non è così è normale che ci sarà qualcuno che pubblicherà qualche altro. È normale, come l'hai trovata io, lo può trovare anche qualcun altro. Però, chiaro, se lo dico pubblicamente, mi ritroverò con migliaia di persone, centinaia di persone che pubblicheranno tutti quanti tutti i libri sotto le mie keywords. E quindi questo non va bene. Quindi, ed è questo il segreto più grande di Ogni Set Publisher. Io suggerisco ai miei studenti, anche nel nostro gruppo privato, si sì, postate gli screenshot delle vostre ricerche per chiedere opinioni. Però non fate mai vedere le keywords perché. Non è una cosa bella, nel senso non vi conviene, perché può essere realmente una keyword d'oro e allora, allora è un peccato così, diciamo, rilevarla così a tutti, no? a tutti gli altri studenti. Eh, ciao, ciao ragazzi, ciao Yuri. Eh, e quindi è questa proprio la parte più importante del vostro business, che anche la fondamenta del vostro business. Ricordate che. La ricerca, nicchie, e keywords profittevoli sarà la base, la fondamenta del vostro business. Se noi andiamo a sbagliare questa, la casa crolla giù, ok? <coughs> quindi, quindi non vogliamo, noi vogliamo delle fondamenta molto solide, stabili e vogliamo costruire una casa solidissima. Quindi quella è la parte più importante. Se sbagliamo quella, la casa viene giù. E quindi essendo anche la parte più importante... Eh, non vorrete condividerla così facilmente con altre persone, ok? <coughs> Faccio un esempio: è come se voi andate da un affiliate marketer, da uno che guadagna tanti soldi, che ce n'è pochissimo in Italia, vabbè, questo è un altro discorso. Però andare da qualche affiliate marketer, da quei pochi che guadagnano qualcosa, andate, gli mandate un messaggio e gli dite: eh, Scusa, caro affiliate marketer, mi potresti passare le tue offerte? Cioè cosa vendi e in più mi passi anche tutti i tuoi funnel e le tue ads e i tuoi copy, Beh, l'affiliate marketer ti manderà una bella pernacchia e ti dirà: Ma tu stai scherzando?. Cioè, tu vuoi il mio business praticamente così, eh, ma non se ne parla nemmeno. È esattamente la stessa cosa: se voi andrete a, a chiedere a un self-publisher, scusa, mi puoi passare le tue keywords per favore, mi fai vedere i tuoi libri, mi fai vedere i tuoi, tivoli, i tuoi titoli. È proprio l'ultima cosa che volete chiedere: è proprio quello è il segreto più segreto di ogni self-publisher che non condividerà mai con voi, chiaramente, ma giustamente, quello è il business, ok? Quindi è proprio questo il segreto che è inutile che voi chiedete, fate, cioè no, non si può fare, ok? Allora, quindi questo è il primo argomento di cui volevo parlare questa sera. Vedo che ci sono tantissime domande, quindi un attimino uh, andiamo a vedere un po' di domande che avete fatto, andiamo a andare indietro, uh -huh, 120, sì, stasera siamo tantissimi, eh? Allora, come raggiungere le prime pagine se esistono tantissimi publisher preparati? Antonio Amendola. <coughs> ok, Antonio, tu devi, devi eh, comprendere che ci sono tantissime keywords profittevoli, ok? Ci sono decine, centinaia, migliaia. Publishers preparati, tanti, non ce n'è tantissimi eh, a livello mondiale e, e, e lo, Amazon è un'oceano oceano enorme, ci sono tantissime keywords, quindi, anche se ci sono tanti publisher preparati, c'è sempre spazio per tutti e ci sarà sempre spazio per tutti, perché ci sono tante keywords, numero uno, numero due eh, voi sarete migliori di tanti altri perché se seguite il mio corso, ma avrete proprio un, un, una, un vantaggio competitivo che va ben al di là di tutti gli altri corsi a livello internazionale. In questo momento il mio corso è il corso di riferimento a livello mondiale. Il fatto è che è in italiano, quindi ci hanno accesso solo gli italiani perché nessun altro parla italiano, numero uno. Numero due, Amazon è enorme, ci cioè sono centinaia, migliaia di keywords profittevoli, quindi quello che dici tu fino a un certo punto. Numero tre, ci saranno sempre keywords profittevoli nuove. Ok, cos'è una keyword? <coughs> una keyword è un argomento, un argomento che ha tanta domanda, che ha tanta richiesta di gente che è interessata e che quindi vuole comprare libri. Ok. Quindi ci saranno sempre nuovi argomenti, nuovi trend che la gente su, su cui la gente è interessata, che la gente vuole comprare un libro e quindi ogni non dico ogni giorno però, ogni mese, ogni trimestre ci saranno dei trend, dei topic nuovi, degli argomenti nuovi sui quali la gente è interessata. Di conseguenza tu andrai a trovare queste keywords e pubblicarci. Non tutti faranno questo: molti magari non le trovano, molti non sono in quel momento alla ricerca di keywords perché sono soddisfatti con i libri che hanno in questo momento. Quindi il fatto che dite voi della competizione è molto relativo, anzi direi io, quasi inesistente. Vediamo. Prossima, Sabrina. Ale, ah, self-publishing: nel tuo metodo immagino si usano dei software per cercare le nicchie profittevoli. Sì. Sai darmi un'indicazione dei costi? Certo Sabrina, noi utilizziamo soltanto un software che si chiama Kindle Spy che costa 49 dollari lifetime, una tantum. Quindi tu compri il software, costa 49 dollari e poi basta, non è a fini mensili, quindi è un investimento di 49 dollari, circa 40 euro al cambio. Ciao. Ciao Mauro. Ciao Iuri, ciao Alessandro, con la creazione del conto USA ci sono problematiche da sapere prima? Quali sono altri costi di setup del business oltre all'azione di bilancio? No, l'account USA è facilissimo, si apre in 5 minuti, anche meno. Nessun tipo di, 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 di precauzioni o di cose che devi sapere prima o di documenti. avrei bisogno chiaramente di un documento per verificare il conto, che può anche essere... c'è cioè, un servizio che avete bisogno del passaporto, c'è un altro servizio che dà sempre il conto in America, che potete anche verificarlo con la carta d'identità di o la patente, addirittura. Quindi non avete neanche bisogno del passaporto. E il conto è assolutamente gratis, eh? quindi niente, non paghi niente. Quali altri costi setup? Setup il business? Niente. Come ho detto prima, a Sabrina solo utilizziamo solo un software da 49 dollari, che sono circa 40 euro, che pagherai solo una volta, non è una fee ricorrente. Lo so ragazzi che voi venite spesso da FBA, FBA è molto più costoso come fee di setup, come costi iniziali, perché avete bisogno di più programmini, molto più costosi, con fee mensili, anche per vendere prodotti fisici, quindi fare Amazon FBA dovete anche pagare una fee mensile ad Amazon, mentre per pubblicare libri no, è totalmente gratuita l'iscrizione, non, non dovete pagare nessuna fee. <coughs> niente società, niente partita IVA, niente di tutto ciò. Ciao ragazzi, ciao. Tanti ragazzi, non preoccupatevi, qualsiasi keyword scegliete, Yuri ci avrà già scritto due libri. <ride> ah. Alessandro, sono interessato a prendere il tuo corso. Nel caso avrei la tua persona assistenza all'interno del gruppo. <ride> sì, Marco, ci sono tantissimi studenti qui in live che possono testimoniarlo, quindi è inutile che lo dico io, perché se lo dico io, allora tu dici, eh vabbè, tu lo dici perché tanto devi vendere... <ride> quindi lo dicono i ragazzi. Io ogni giorno mi metto lì mezz'ora, un'ora. E rispondo a tutte le domande del gruppo personalmente, quindi io do supporto a tutti rispondendo a ogni quesito che mi viene posto all'interno del gruppo Facebook. <coughs> Stasera un po' la gola secca. Andiamo, ciao a tutti, um, Ezio. Se io ho già una decina di libri scritti sui cani e voglio venderli su Amazon in modo profittevole, ciò che fai tu mi può servire oppure no? Beh, Ezio, è proprio questo il punto: non, allora non sei tu a decidere l'argomento sul quale vendere i libri. Ci devi trovare una nicchia, in questo caso una keyword cani, devi verificare che questa sia una nicchia profittevole e devi trovare delle keywords profittevoli all'interno di questa nicchia. Se queste keyword, che sono appunto le parole con le quali titoli dei tuoi libri, sono profittevoli, io nel corso di insegno a determinare se queste keyword sono profittevoli o meno. Se lo sono, perfetto, potrei benissimo utilizzarle, li lanci col mio metodo, chiaramente in inglese, eh? su amazon.it no, no, eh, no, è proprio ban, divieto di vieto accesso. su amazon.com, quindi in inglese, se è profittevole, potrei utilizzarle. Se queste keyword non sono profittevoli, no, sarà solamente uno spreco di tempo. Ciao Alessandro, oltre le truffe di cui ci hai parlato nel precedente webinar, quali possono essere i principali motivi? Per cui si può essere bannati da Amazon. Cioè, oltre alle truffe ci è parlato per presente web, ma sono <coughs> bandati da Amazon ragazzi, sono quelli i motivi, eh. Quindi utilizzo a proposito di Camp, <coughs> strike price. Ah, se voi ragazzi pubblicate libri e per i quali Amazon vi accusa di copyright infringement. Quindi voi andate a uh, non so o a prendere contenuti da internet, fate copia e incolla. E Amazon controlla tutti i libri e quindi ve li può anche rifiutare se voi non date spiegazioni gli potrà anche bannare l'account sì per questo diritti di copyright si possono trovare keyword profittevoli anche dallo strumento di parole chiave di google e ricerche sono simili no no perché voi eh, per determinare se è una keyword profittevole o meno dovrete guardare determinati parametri che non vi dà google vi dà questo software e questi parametri li trovate su Amazon. Questo softwareino li estrae da Amazon. Quindi, no, Google non potete usarlo per determinare se una keyword è profittevole o meno. Andiamo avanti. Ciao Alessandro, ho visto il tuo primo dei quattro libri. Forse dei quattro video, libri impossibile. Ma le pubblicazioni su Amazon sono fatte a tuo nome o vengono venduti dall'azienda di chi parli? No, Alfonso, tu. Noi commissioniamo i libri e compriamo i libri con tutti i diritti, i diritti d'autore. Quindi i libri sono i miei, i libri saranno i tuoi, di tua proprietà. Tu pubblicherai con un pen name, quindi un nome inesistente, uno pseudonimo, ma avrai tu i diritti di autore, né la società né Amazon. Sarai tu il proprietario di questi libri, che puoi utilizzare in qualsiasi modo credi. Se un giorno decidi, no, Amazon non funziona più e li vuoi pubblicare su un'altra piattaforma, i libri sono i tuoi, non sono di Amazon. Sei tu a detenere i diritti, chiaro? Scusa, di chi li scrive questi libri? Sono società di cost Maurizio. Hai fatto il corso gratuito? Fai, vai su questa pagina, sul um, sito internet, cliccaci e scrivi al corso gratuito. È tutto spiegato lì. Ciao Alessandro, cosa ne pensi di KD Rocket? Sì, è un software più costoso di è un, so, è un software più costoso di Kindle Spy. Costa circa il doppio, ha ah, la funzione che ti dà Kindle Spy, qualcosa in più. Io uso quello, sto usando quello per sperimentare sugli Amazon ads. Quindi ehm, fa quello che fa Kindle KDP eh, Spy Kindle Spy, quindi se tu già hai quello, va benissimo. Non devi comprare anche Kindle Spy. Però se devi decidere tra i due, io ti consiglio Kindle Spy, costa la metà. Quanto dura nel media l'interesse per un argomento e quindi avete dato il libro? Ottima domanda, Federico. Io dico sempre che ci sono due tipi di nicchie. Una nicchia bolla, io definisco nicchia e bolla che sono le nicchie, che sono i grossi trend che ci sono in un determinato momento. E l'esempio che faccio sempre è quello delle criptovalute. Ti ricordi circa un anno e mezzo fa, quando anche tua nonna, anche mia nonna, voleva investire in Bitcoin? Io me lo ricordo benissimo, perché in quel periodo ho fatto tanti di quei soldi con i libri sulle criptovalute, blockchain, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, che non puoi neanche immaginare. Perché? Perché era la bolla del momento, era il mega trend del momento. Su Amazon ogni giorno si vendevano migliaia di libri sulle criptovalute in generale, ok? <coughs> quindi noi publisher ci siamo fiondati su quelle keywords perché erano super profittevoli, ok? Se tu mi chiedi quei 4-5 libri quanto vendono ora, zero. Forse 5 dollari al mese, niente di più. Perché? Perché quella nicchia è completamente scoppiata. Ormai la bolla è scoppiata, nessuno ne frega più niente del bitcoin, quindi quei libri non vendono più. Però in pochissimi mesi veramente abbiamo, abbiamo lucrato tantissimo con quei libri. Quindi quei libri ora non vendono più. Ho altri libri invece che sono in altre nicchie, nicchie che io definisco evergreen, ok? Sono nicchie che sono state, sono tuttora e saranno molto probabilmente profittevoli anche nei prossimi anni, ok? E qui sono, sono le nicchie evergreen, che mi vendono da due anni e mezzo, da tre anni da quando ho cominciato io, sempre costantemente ogni mese. È vero, non vendono quanto Bitcoin, blockchain e criptovalute all'epoca diciamo della, della bolla però vendono costantemente ogni mese, quindi nel lungo periodo comunque il ROI è molto alto, mentre quella è stata proprio una bolla, quindi c'è stata proprio un'esplosione un di vendite che poi è scoppiata come è scoppiato il fatto delle criptovalute, ok? Quindi dipende molto dalla nicchia in cui pubblichi. FBA costa un botto, FBA costa un botto, è vero, tantissimi costi per iniziare FBA, eh, c'erano costi importanti, di setup. Io che non ho un passaporto è un problema, no Lorenzo? No, uh, c'è anche un'alternativa per farti un conto USA senza passaporto, quindi se hai la carta d'identità va più che bene. Mm -hmm. Kindle Spy può essere usato anche su più dispositivi naturalmente con Chrome e con l'account loggato? Sì Carmine. Si possono creare gli ebook su Fiverr come lo reputi? Molto pericoloso. Gianluca, molto pericoloso perché non sai mai con chi ha a che fare. Chi, chi è questo freelancer? Come li scrive i libri? Da dove prende le informazioni? Fa copia e incolla da Google? Da internet? Tu lo sai? E se poi lo uploadi su Amazon e Amazon ti accusa di copyright infringement, non puoi mica scaricare la colpa sul freelancer di Fiverr. Il responsabile per Amazon sei tu. Sei tu che, che possiedi i diritti del libro. Sei tu eh, il proprietario del libro. Quindi poi sono... Sono cavoli tuoi, eh? Se avrai dei problemi. Ti ringrazio, conosco la tua autorità nel settore e mi fido assolutamente. Grazie Marco. Ale mi è apparsa una Facebook Ads di un mini corso che spiega gli errori da evitare per non essere banali da Amazon. Addirittura c'è bisogno di un corso? Secondo la tua esperienza di data fatto... Sì, raga, il corso per non essere banali su Amazon, ragazzi, dai, non c'è bisogno di un corso per non essere banati da Amazon. Basta eh, seguire una persona seria come me basta seguire uno che lo fa da tre anni e ti dico come non come se bannati da Amazon KDP Rocket come lo reputo Alessandro è già già risposto a questa domanda sul KDP Rocket Ah, le conosci keywordtool.io per caso ho visto che anche la ricerca Amazon delle keyword ragazzi sì lo conosco ma per la ricerca keywords non c'è non c'è né software <coughs> non c'è neanche un tool o un sito che è Keyword Finder oppure ProfitableKeywords.com, non, non, è inutile, non, 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 non vi dà quello che voi state cercando. Ok? Ciao Alessandro, posso chiederti se è possibile pubblicare libri scritti personalmente? Sì, è possibile, assolutamente sì. Oh, ma una volta che il libro non si vende più, come funziona? Rimane online? Certo, rimane online, che problema c'è? Non c'è nessun costo e anche questa è la bellezza. Non è che il libro occupa spazio in magazzino, Amazon non frega niente. Sta lì, se vende, vende, se non vende, non vende. Ciao Ale, posso fare e scrivere libri su Fiverr? Ho già risposto a questo. Ciao Ale, sui 40 libri circa che hai pubblicato, quanti ti portano guadagni mensili rilevanti? Ragazzi, qua c'è la legge dell'80-20 che si applica a tutto nella vita, si applica a tutti i business, si applica a tutto. La legge dell'80-20 dice che l'80% dei tuoi profitti o delle tue revenues vengono dal 20% dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi, ok? Quindi, questo vale per il mio business, questo vale per il business di tutti, ok? Questo vale per qualsiasi tipo di esercizio commerciale. Se tu vai in una pizzeria, in una pizzeria e tu gli dici "Scusa, ma voi avete 20 pizze in menù?" Sì. Vi vendono tutte uguali, cioè quindi se voi vendete 100 in una sera, vendete 5 per pizza? Ma certo che no, ok? Di quelle 20 pizze ci sarà il 20% di quelle 20 pizze che faranno l'80% del fatturato della pizzeria. Ed è così. Andate a un negozio di... un negozio di qualsiasi articolo, la stessa cosa, loro hanno, hanno 1000 articoli, quindi il 20% di questi 1000 articoli fanno l'80% degli incassi del negozio. È così, ragazzi. Questa è una legge che si applica a tutto. E anche a self-publishing anche FBA, chiedete a uno che fa FBA e c'ha, cioè, non lo so, vende 20 articoli quanti gli, quanti gli fanno l'80% del fatto? è uguale, è il 20% fa l'80% come fai a sapere che un libro è scritto bene se non hai competenze in materia? beh, eh, innanzitutto ci avvaliamo di professionisti noi quindi sono società, non, non ci avvaliamo di freelance su Fiverr, che appunto possono essere qualsiasi pinco pallino, numero uno numero due, noi non pubblichiamo dei tomi di ingegneria astrofisica, cioè non sono questi tipi di libri che noi andiamo a pubblicare, no? Oppure dei tomi di analisi 1, cioè non sono argomenti di questo tipo, no? Sono delle guide, sono dei libri, uh, la definirei più manualistica, ecco, chiaramente non sono romanzi, ok? E alla fine sono dei libri che costano il Kindle 3, 4, 5 dollari, 6 dollari, in cartaceo 16, 17, 20 dollari, che servono a darti un'infarinatura su un determinato argomento. Parliamoci chiaro Luigi, <ride> se tu compri un libro no? che costa 10 euro, 15 euro su un qualcosa, no? un'introduzione a qualcosa, una guida per fare qualcosa, la tua aspettativa dopo averlo letto sicuramente non è quella di diventare uno scienziato in materia, non è quella di diventare un dottore in materia, ma è quella di saperne qualcosa in più, avere un'infarinatura generale. Ed è esattamente questa l'aspettativa di un cliente Kindle, di un cliente che compra un libro. Lui non è che vuole, pretende di eh, diventare, capito, un dottorando in quella materia. È un libro da 5 dollari, 6 dollari o 15 dollari, 20 dollari se è cartaceo, vuole saperne di più, è una guida pratica, è una guida magari per principianti, è una guida intermedia. E quindi comunque non, non, non avrai mai il libro filosofico uh, sulle teorie di Einstein, no, non stiamo parlando di questi libri ragazzi, stiamo parlando di libri un po' più leggeri sotto questo punto di vista, quindi non andiamo ad addentrarci no? in queste materie super ingegneristiche in cui ci vogliono competenze extra straordinarie, sono un po' libri tutti i giorni, manualistica, roba introduttiva. <coughs> In cui andiamo a soddisfare le aspettative del potenziale cliente. Ciao Ale, sento parlare di conti. Perché creare un conto americano? Sì, perché, Riccardo, perché per gli audiolibri hai bisogno di un conto americano o americano o UK o Irlanda o Canada, ok? e quindi io ho trovato, abbiamo trovato la soluzione, c'è la soluzione per crearlo direttamente da casa tua senza andare chiaramente negli Stati Uniti o in UK o in Irlanda o in Canada, quindi si fa da casa tua, si fa online e si fa a costo zero. Nicola, vediamo un po', lo, lo so, l'ha ripetuto diverse volte, ma quando dici no su amazon.it, sì su amazon.it, dice l'account aperto in fase di registrazione o <coughs> si può vendere i libri sul mercato.com da account.it spero di essere stato chiaro allora io non so se tu puoi vendere da .com se hai l'account lo sai perché non lo so? perché non ho non ho mai pubblicato niente su .it perché so che non si monetizza ok? su .it però quello che so e questo lo so per esperienza diretta è che dal kdp.amazon.com tu automaticamente pubblichi su amazon.com il libro è chiaramente in inglese, è su tutti i sottomercati di Amazon.com, quindi Amazon.it, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.de e così via. Quindi il libro in inglese. Eh, andrà venduto o entrerà in vendita anche su Amazon.it, cioè, anche su Amazon.fr, anche su amazon.es È chiaro che il 90% delle vendite arriveranno da paesi anglofoni, come è giusto che sia. Quante persone comprano libri in inglese in Italia? Pochissime, io sono uno dei pochi. Infatti, a volte qualche vendita la faccio pure in Italia. E qualcui, qualche italiano, qualcuno che vive in Italia, magari anche straniero che vive in Italia, non so, Erasmus, gente straniera, expat, non lo so, che comprano libri in inglese. Quindi, qualche vendita la faccio pure in Italia, ma stiamo parlando di l'1%, 0,5%, così come la Francia, la Spagna, l'Olanda, ok? Già in UK, molte più vendite, perché chiaramente la lingua madre è l'inglese, come negli Stati Uniti, però il mercato principale è gli Stati Uniti. Legge di Pareto, esatto. Certo, legge di Pareto. Se il libro non vende più, non è meglio rimuoverlo in modo che Amazon non ti de deposiziona anche come publisher? No, Amazon non ti deposiziona come publisher. Non ti preoccupare. Buonasera, Ale. Buonasera, buonasera a tutti, ragazzi. Ciao, Alessandro. Nel corso dai anche indicazioni sull'aspetto fiscale di questo business. O comunque saresti poi disponibile eventualmente per suggerimenti dritte. Grazie, Giorgio. Questa è domanda che mi fanno in tanti. Eh, purtroppo io non sono un commercialista. Quindi non ti posso fare una consulenza fiscale, cioè, non sono proprio, non sono autorizzato a farti una consulenza fiscale, non sono un professionista del settore, eh, sono ben altro. Quello che ti posso dare, ti posso mh, comunicare o condividere con te e con tutti i miei ragazzi che eh, sono nel corso è magari come mi comporto io, eh, cosa ho visto <ride> negli ultimi anni, la mia esperienza. Però dovrai sempre avvalerti di un commercialista, di un professionista del settore. Non, so, non posso aiutarti, non posso dirti come dichiarare i di guadagni, non, non è questo il mio lavoro. Ale scusa, si dice che bisogna scrivere un titolo e un sottotitolo, certo. Ma nella pagina Amazon di un libro io vedo il titolo scritto in alto, ma non il sottotitolo. Dove si trova il sottotitolo? No, tu, quando cerchi una keyword, Alessandro, su Amazon.com, ma anche su Amazon.it, boh, Metti che cerchi, non lo so, Bitcoin, ok? Cerca Bitcoin, ti escono tutti i libri su Bitcoin e, e vedrai titolo e sottotitolo. Di, soli, di solito, no, sono uh, uh, separati da due punti. Quindi la parte prima dei due punti è il titolo, la parte dopo i due punti è il sottotitolo. Quanti libri consigli di pubblicare all'anno, considerando i quattro formati? No, il bundle non è un formato. Il bundle è l'unione di due libri, due o più libri. Per avere una buona entrata mensile. Eh, Giuseppe, cosa vuol dire buona entrata mensile? Cioè, mi devi dare dei numeri. Tu mi dici buona entrata mensile è 1000, è una cosa. Tu mi dici buona entrata mensile è 3000, è un'altra storia. Comunque, i formati sono tre, non sono quattro. Kindle, cartaceo, audio. Il bundle non è un formato. Il bundle è altro che un altro titolo che è composto da due libri o più libri essere anche 3, 4, 5, messi insieme. Quindi non è un formato, ma è un altro titolo. Che dimensioni consigli dei libri? Uh, boh, Andre, tu uh, per dimensioni intendi forse numero di pagine, numero di parole? Noi andiamo per numero di parole. Io nel mio corso consiglio minimo 25.000 parole. Minimo 25.000 parole. Questo è il minimo sindacale, minimo sindacale in questo momento. 6-7 anni fa era 2005. Era proprio degli opuscoletti, 10 pagine. Poi tre anni fa si è passato a 12.000, 13.000, ora si fa minimo a 25.000. Ma c'è una strategia dietro, non è un numero a caso, non è che io ti dico un numero a caso. C'è una chiarissima strategia dietro che è importantissima eh, per farti monetizzare il più possibile, soprattutto con gli audiobooks. Ciao Giovanni. Ci sono delle polisi da rispettare per i contenuti dei libri? Sì, ci sono delle polisi, sì. Per adult, per gambling, sì, sì. Ci sono, e sono tutte, vai su Amazon, punto, e c'è tutto lì, basta che vai sull'epolisi, c'è tutto. Ah, le vedo molti che stanno effettivamente attuando la strategia dominazione, pubblicando anche 20 libri sulla stessa nicchia, ed effettivamente solo alcuni vendono. Il resto serve solo per aumentare... esatto, esatto Alfredo. Non è che se uno pubblica 20 libri e fa uh, 5.000 al mese, ogni libro porta 5.000 diviso 20, quanto fa? Uh, boh, non lo so, fa 20, 10, sarà... boh, sarà... 20 per 10, 200, farà 20. No, non fa 250, capisci? Al libro. <coughs> Ci sono dei libri, sicuramente i bundle, che faranno l'80% di tutto quello che guadagna. Prima di pensare alla fiscalità, iniziamo a fare 100k. Questa è un'altra storia, ragazzi. Tutta gente che mi, che mi, che mi chiede le tasse, ma eh, come facciamo? Partita IVA sì, partita IVA no, SRL, SRLS, società all'estero, holding, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, che qua ancora non fate un centesimo e già mi parlate di, di, di società, dico. Ma ragazzi, prima cominci a fare soldi e poi vedi un po' come inquadrarti fiscalmente nel migliore dei modi. Cioè, è inutile bagnarsi prima che piova. Questo è un vizio molto italiano. Noi, abbiamo, no, noi chiaramente abbiamo la fobia delle tasse, no? Tutto ciò che è tasse, cioè qua veramente un, un argomento scottante, no? Quindi sono tutti quanti lì a tremare le tasse, le cose, quando ancora non c'hanno neanche niente da dichiarare. Cioè, ma tasse su cosa? Se non hai fatto neanche un centesimo ancora? Quindi, prima studiamo, eseguiamo e monetizziamo nel più breve tempo possibile. Poi inizia a pagare le tasse. Ciao Ale, scusa, sono solo al primo video gratis. Ti ho conosciuto solo oggi. Ciao Ilaria. Sono davvero curiosa però perché non l'ho ancora capito? Come scrivere questi libri? Scusa domanda banale, di sicuro approfondirò. Eh, ma sei ancora al primo video gratuito. E questa parte la vedrai domani nel secondo video gratuito in cui capirai tutto, ti spiegherò perfettamente come chi e perché. <coughs> Un po' di acqua. avanti. Oggi non ho domande, si vede che sto imparando molto dal corso. L'ho ripetuto per la quinta volta. Il corso è buono Gaetano. Bravo, studia tutto, fallo più. Assorbi tutto, tutti, lo so che c'è tanta roba da fare, ok? Tanta roba, tanti concetti nuovi. Tu assorbi tutto e dopo tu hai le call. Inizieremo con le call con un programma specifico che ti porterà passo passo, no? Da una colla all'altra, ad arrivare alla pubblicazione, alla monetizzazione. Ora studia tutto, poi durante le call noi andremo a parlare di altra roba perché è inutile che io ti vada a parlare di contenuti che già nel video corso, quello è poi un'altra storia, ok? Ale, secondo te è meglio Fiverr o Upwork per le traduzioni in inglese? Alcuni libri li scrivo io o devo farmi tradurre? Daniele, ma traduzione in inglese. cioè. Eh, perché tu hai libri in italiano forse? Io suggerisco sempre di farli scrivere direttamente in inglese i libri, dalla società che dico io, dai nostri fornitori. Non ha senso scriverli in, in italiano e poi farli tradurre. Se proprio devi tradurle, devi tradurle, devi cercare dei bravi freelancer, che entrambi Fiverr e Upwork possono andare bene per questo, però i libri si scrivono in inglese, non si scrivono in italiano, ragazzi. Quindi i libri che scrivono per te, tu li pubblichi su Amazon, ma l'account deve essere intestato a te come persona fisica, credo, affinché possano bugarti. In più anche il libro deve essere intestato a te. Come persona fisica, perché se no, in caso di violazione di copyright, chi accusano? Il libro è dello pseudonimo, l'account è stato a te, ma Amazon sa che quel libro è, sta, la, la, è stato pubblicato da quell'account, quindi risalgono a te chiaramente. Mediamente, quanto tempo ci vuole per studiare il corso studiando una ora al giorno? Sabine, il corso in questo momento è poco più di 6 ore e mezza, ok? Il problema che possono anche sembrare poche, no? Quindi ok, un'ora e mezza, sei ore, eh, un'ora al giorno, 6 ore e mezza, dice mi serve una settimana. Sì, in teoria sì, però in pratica cosa succede? Non sono 6 ore e mezza di Netflix, non sono sei, sei ore e mezza di telenovela oppure di, boh, di amici di Maria De Filippi. È un po' qualcosa di un po' più serio, è molto più pesante come visione, perché ci sono tantissimi concetti, quindi sono lezioni molto dense di, 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 di molto dense di concetti che tu dovrai assorbire, prendere nota, prendere appunti, è molto probabile che non capisci, quindi devi tornare indietro, quindi mh, sì, quindi un'ora al giorno, matematicamente una settimana, però secondo me ci starei di più. Ale, non so se mi puoi rispondere, ma sul sito che invia gli audiolibri ad Audible ho visto che invece della registrazione chiede direttamente le credenziali di Amazon. È cambiato qualcosa? E quindi si può entrare anche con le credenziali di Amazon senza dati americani? Ma che c'entra? Ma quello è Audible.com, uh, Fabio. Quindi tu devi avere il tuo account e non è che invii l'audiolibro. Il, il Audible.com, scusa, ACX.com, ti devi logare, devi farti il tuo account e da lì avrai accesso al database di... Uh, narratori che narrano i due libri non devi mandare il libro devi scegliere il narratore e poi manda, fare l'offerta e tutto, tutto tutto nel corso ci sono problemi se si è già iscritti ad AmazonSeller.it. no il corso bisogna ripassarlo andando avanti e indietro tra una lezione e l'altra si ricollegano i concetti lezioni esatto esatto chris lo sa perché uno dei problemi che riscontra un neofita e la fretta ed anche pensare a molti step successivi. Io penso solo allo step che ho al momento. Come un calciatore non pensa a vincere il campionato, ma pensa a vincere la partita che devo fare. Ogni partita è una finale. Esatto Gaetano. Molti purtroppo sono precipitosi, molti hanno tanta fretta e la fretta il più delle volte porta a cattivi risultati. Quindi, ragazzi, non siate frettolosi. Fatevi tutto il corso, minimo due o tre volte, studiatelo bene, assorbite tutti i concetti, collegate tutte le lezioni tra di loro. Cercate di, se avete dubbi chiedete al gruppo Facebook, vi rispondo io, vi rispondono già anche gli altri che sono più avanti di voi, che già hanno più esperienza e quindi possono già rispondervi. Se avete le coaching, poi chiaramente ne parliamo anche insieme one to one, però per favore non siate frettolosi. Ciao Simone. Gli autolibri si fa sempre la società? Se sì, che No, no, Alfonso. Gli autolibri sono i libri che tu già hai fatto scrivere la società sono narrati, in formato audio, in versione audiobook. Quindi lo stesso libro è in tre formati: Kindle, Cartaceo e Audio. Ma è lo stesso libro, ok? Quindi la società scrive un libro. Questo stesso libro sarà pubblicato per il Kindle, pubblicato per la versione Cartacea e anche narrato da un narratore che ti mette a disposizione ax.com e che pubblicherai poi in formato audio. Quindi è lo stesso libro che viene narrato. Ciao Ale, inizio aprile prendo il corso. Per l'email posso mettere quella del cell o poi devo scaricare qualcosa? Per l'email posso mettere quella del cell? L'email dici per comprare il corso? Sì, puoi tranquillamente mettere che email vuoi. Esatto, lo penso come te. Ale, ma tu dov'è che guadagni con tutto questo, con tutto Cosa Vincenzo? Cioè non capisco. Guadagno pubblico e libri, quindi guadagno su Amazon.com, quindi prendo le royalties come mostro nel, nella sponsorizzata, nei, nei post sulla pagina e poi offro a tutti la possibilità di fare lo stesso. Quindi sono un coach, sono un mentore, sono un formatore. Quindi in che senso dove guadagno? Allora, questo era il primo argomento di cui volevo parlarvi. Il secondo argomento su cui tantissimi in questo momento anche mi scrivono è i prezzi, i prezzi del corso. Eh, ma tu Alessandro stai sbagliando, tu ti stai facendo influenzare da quello, ti stai facendo influenzare dall'altro, i tuoi prezzi sono troppo alti, non, non è vero, non si deve, non, non, non si deve, non si deve eh, vendere così, non si deve vendere così. Allora, ragazzi, i miei prezzi li sapete tutti: C ho tre pacchetti diversi, ehm, un po' chiaramente adatti a tutte le esigenze. Ora, il pricing che io faccio ha una strategia ben precisa, anche quello non è un pricing a caso. Uh, innanzitutto, il prodotto è di una qualità eccelsa. Ok, il prodotto è di una qualità eccellente. In questo momento, questo è il corso migliore a livello mondiale su self-publishing non esiste un corso più completo di questo anche in inglese fatto da il punto di riferimento in Italia su self-publishing il migliore in Italia su self-publishing da tre anni a questa parte ok l'unico che da tre anni che fa 100.000 dollari costantemente ogni anno quindi prodotto in qualità eccessa ma questo era sottinteso. Perché già con 120, 130, 140 studenti, non so quanti ne ho, se il, se il, il prodotto fosse stato una truffa, io penso già avrei potuto chiudere baracche e barattelle e mi sarei potuto andare a casa. Perché già con tutti questi studenti che ho, se il prodotto fosse stato di pessima qualità, <coughs> la voce sarebbe sparsa tranquillamente, e forse potevo prendere al massimo 5-10 di corsi, ma non di più. Quindi... E, nonostante, e comunque continuo ad avere tantissimi studenti in cui live e eh, mi possono tranquillamente sbugiardare se il prodotto fa schifo, se il prodotto è ragazzi ditelo così nessuno più lo compra. Numero 1. Numero 2. Questo tipo di pricing mi permette di scremare i miei clienti. Ebbene sì, il corso non è per tutti. Io voglio soltanto un certo tipo di clienti. Io voglio dei clienti con una certa serietà che prendono il business con una certa serietà. Quindi, che sono disposti a imparare, ad apprendere, ad acquistare delle informazioni di qualità, di livello, da una persona seria e a trattare queste informazioni in egual maniera. A trattare queste informazioni con serietà, a trattare queste informazioni nel migliore dei modi. Ok? Quindi, voglio avere questo tipo di clienti, voglio avere questo tipo di, 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 di allievi. È un piacere per me raffrontarmi ogni giorno sia nel gruppo facebook che nelle coaching private con gente di questo livello numero, due. numero tre, che è il motivo più importante tra tutti questi che vi sto dicendo è che nella mia esperienza diretta e ragazzi credetemi che quello che vi sto per dire è verissimo la gente più paga per le informazioni più gli dà valore e una volta che dà valore alle informazioni, le prenderà molto seriamente e le applicherà molto seriamente e le utilizzerà nel migliore dei modi, ok? Perché comunque sta facendo un investimento. State sicuri che se io lanciassi lo stesso corso per 150, 300 o non so 500 500 euro. Tantissima gente lo comprerebbe, tanti, tantissima gente non gli darebbe. Quel valore che merita questo corso e non otterrebbe nessun risultato perché le informazioni, più si pagano, più tu gli darai importanza, più li focalizzerai su questo business. Ora, il mio obiettivo è quello di creare più storie di successo: il mio obiettivo è quello di creare ehm, più success stories e questo lo crei soltanto se hai un pool di studenti, un pool di allievi con una fortissima motivazione e che siano molto seri su quello che stanno facendo. In questo, mo in questo modo fai sì di attrarre questo tipo di persone. Okay? E questo lo so per esperienza diretta. A me vi giuro che vi hanno a me mi hanno omaggiato in questi anni di tantissimi corsi estremamente validi, corsi di una validità incredibile, di altissima qualità. <coughs> Voi ci credete che io tantissimi di questi corsi non l'ho mai neanche aperti? Perché non l'ho aperti? Perché, ho, perché non li ho pagati? Perché erano gratis. Costi, eh, corsi che costano 1.000, 2.000, 5.000 euro. Io c'ho un corso che costa 5.000 euro, che mi è stato regalato, ok? Da una persona americana di un, di un altro settore, qua siamo in un altro settore, che io non ho mai aperto. Perché? Perché è gratis, ragazzi. Perché io so che in qualsiasi momento c'ho cioè il corso lì, me lo apro e poi lo faccio. Non diventa una priorità, ok? Una cosa gratis. Invece tutte le cose che io ho pagato, e ho pagato anche a caro prezzo... Io ho investito centinaia di migliaia di dollari per la mia formazione. Per mastermind, per eventi, per inner circle, per mentorship, per roba varia. Tutto ciò che io ho pagato a caro prezzo l'ho fatto in maniera maniacale. Ho applicato, studiato veramente in maniera maniacale e poi sono visti i risultati. I risultati sono stati diretta conseguenza di tutte queste informazioni validissime, di qualità che, però, io ho acquistato. A un prezzo che per me era importante, di conseguenza gli ho dato un'importanza prioritaria. Ok? E quindi mi sono sforzato a lavorarci sotto, a studiare, e di conseguenza ho dei risultati. Quindi vedrete che è la stessa cosa qui eh? è la stessa cosa. Vi assicuro che voi più pagate per informazioni, più valore vi darete. Se io domani do questo corso gratis a mille persone. Ci scommetto che non ci uscirà manco una success story da lì. Ok? Sono sicuro, perché così, perché ah, perché il corso è gratis. Eh vabbè, è gratis, tanto è gratis. Poi quando ho tempo gli do un'occhiata. Invece no. Se voi cominciate a fare un investimento, soltanto per prendere le informazioni, state sicuri che ci farete molta attenzione e che vi sforzerete di far fruttare al meglio quello per cui state investendo del denaro. Che è importante per voi, come giusto che sia. Quindi queste sono le tre principali ragioni per le qua quali io ho deciso di attuare questo tipo di pricing. E fino ad ora mi stanno premiando. Perché mi stanno premiando? Numero uno, i clienti sono tanti e di un certo livello, okay? sono tutti clienti di un certo livello. Quindi voi entrate in un gruppo Facebook in cui si vede lo spirito delle persone: cioè tutta di un'altra. Non ci sono di tempo, non c'è gente. Che, che spara cazzate, non c'è quello che, che fa spam, non c'è quello che cerca di mettergli il link affiliato, non c'è quello che eh, cerca di disturbare, eh, si, è, si entra in un ambiente collaborativo e tutti concentrati a fare il proprio meglio e, e che si aiutano tra di loro, è un ambiente di qualità, ok? è un'altra cosa, veramente un altro, è un altro livello. Quando io mi siedo a fare una coaching call, per me è un piacere, perché io mi trovo dall'altro lato con una persona Seria, che ha deciso di investire in questo business e ci sta mettendo veramente l'anima, ok? Quindi eh, io mi voglio interfacciare con questo tipo di persone. Sono sicuro che se mettessi il corso a 150 euro, ah, fino ad ora, chiaramente, <coughs> vabbè, il corso chiaramente non è rimborsabile, però non ho mai avuto nessun tipo di questo problema fino ad ora, nessuno mi ha chiesto rimborso, ok? Sono sicuro che se io mettessi questo corso a 50 euro, a 100 euro, sai quanta gente lo compra, ok? Dopo magari si rende conto che deve pure lavorare, Deve pure lavorare per ottenere piccoli risultati e chiedere rimborso dopo due settimane. Ah, ma io pensavo che no, che era un po' più semplice. No, io pensavo che eh, schiacciavo tre pulsanti, incominciavo ad arrivare, scendevano i soldi da là. Ragazzi è così, ve lo, ve lo dico che è così: metto il costo a 100 euro. Arriva tutta sta gente, okay, che pensa: ah, domani divento ricco, acquisto il co. Arriva tutta questa gente qua. Invece no, invece no o a che fare con gente, è un piacere avere questo pool di clienti, è un piacere avere questo pool di studenti, veramente, cioè, ogni, serietà massima, non ho mai dovuto prendere provvedimenti con nessuno, tutti che si comportano bene, tutti rispettosi l'uno dell'altro, tutti che rispettano le regole, è davvero un piacere essere in questo gruppo di lavoro, ok? Quindi questo è quello che volevo fare, e non dichiaro a tutti, volevo chiarire i motivi, quindi no, la scelta di pricing non è assolutamente sbagliata, è la migliore scelta che potrei aver mai fatto ok quindi ora vediamo un po di domande allora allora quindi non ci sono costi aggiuntivi no 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 Samantha io quando faccio il preventivo no nel, nel corso gratuito il costo iniziale che vi dico e incluso di tutto, anche della narrazione, non, non sono costi aggiuntivi quelli degli, degli autolibri, Ok, puoi dire il costo del corso. Il costo del corso lo vedrai nella quarta lezione. Avrai a disposizione tre pacchetti differenti tra i quali puoi scegliere secondo le tue esigenze. E poi, se hai problemi, domande, dubbi, perplessità, puoi benissimo contattarmi. Sono apertissimo a discuterne. Ciao, Ale. Se faccio anche un conto UK, posso ricevere uno stipendio da un datore di lavoro? Ov sì. Conto UK? Sì, su quella piattaforma eh, che eh, anche ti permette di, di verificare il conto con la sola carta d'identità. Quindi sì, avrai anche il conto US, UK, europeo con euro eh, Hong Kong, è una figata. Eh, è una figata, tutto gratis. Quindi sì, avrai anche un conto UK. Mi fa ridere chi dice, ma con non tutti i soldi e guadagni. Perché dovresti stare su Facebook e insegnare? ma hanno idea di cos'è un business, cioè uno inizia a spendere 1000 euro per imparare dal corso. Dopodiché, in un anno, arriva a fare 5-10K al mese e poi riesce a monetizzare facendo il videocorso. Cos'è che non capiscono le persone? È un livello completamente differente dal pubblico che compra 50 dollari, è giusto che sia così, esatto. Gianluca, è un livello completamente differente e i primi a giovarne siete voi, Gianluca. Siete voi, nel gruppo, nella community, capisci? È un altro tipo, è un altro, è un altro livello di persone, ok? Te lo assicuro. Le informazioni si pagano, quelle di, di qualità e di valore costano. E il corso di Alessandro lo è. Roberto, oh, ci siamo anche incontrati, eravamo insieme a Londra, Roberto è uno studente top, e, e lo dice. E quindi, cioè, fin quando lo dico io, eh, potete dirmi, eh, lo dici tu, perché tanto tu devi vendere? E eh, Però se lo dicono loro, cioè, ragazzi... Fino ad ora non c'ho un feedback negativo. Fino ad ora non ho richiesto di rimborso, fino ad ora non ho problemi con nessuno. È veramente un piacere, ok? Sono i soliti ottusi che non accettano di guadagna ed investe. Pessima categoria da tenere lontano, esatto. Ragazzi, il corso vale. Se uno vuole qualità, la paga. Ma il corso costa zero per il valore che dà. Okay. Allora, ragazzi, se, lo, se lo dite voi, io non posso fare altro che annuire. Ma anche solo per quanto avrai speso tu tra sbagli, prove e altri corsi, è giusto che ti fai pagare. Ma è certo, questo è un percorso, ragazzi, che io non sapete. Non avete idea quanto ho sofferto quando ci ho sbattuto, eh? Sono i soldi ottusi, sì, esatto. Spendere i soldi per ciò che vale ti aiuta a staccarti dallo stare sempre in difesa con il denaro, ti aiuta a staccarti dalle cose inutili che hai nella tua vita pur di seguire il tuo obiettivo. Parole sante, Chris Verissimo condivide in pieno, ciao Ale, scusi Ridaldo, comunque sì, gran gruppo. Grazie, anche per noi corsisti è un onore ed un piacere. La selezione lo fa il prezzo, come in tutte le cose di valore. Ma è un target, come uno degli strumenti? Ma no, guarda, in questo momento non in, chiaramente a mano a mano che crescerò con il gruppo dovrò anche strutturarmi per far sì di dare il miglior servizio possibile ai miei studenti. In questo momento va bene così. Uh, Alessandro, credimi che se fosse per me abolirei tutti i corsi a basso prezzo non hanno senso e non li apro nemmeno. Sì, esatto, ma non è il fatto del prezzo il problema, capisci? Magari a basso prezzo puoi anche trovare qualità eccelsa. Quindi io non dico che basso prezzo equivale a bassa qualità. Il più delle volte è vero, eh. Il più delle volte è vero, però non posso fare tutta l'erba un fascio. <coughs> il problema è che vai a trarre tantissimi perdi tempo, tanta gente che pensa che con 50 euro, con 100 euro diventa ricco e non è così, ragazzi, toglietelo dalla testa, ok, dovete lavorare, il corso ok, ma dovete studiare, lavorare e investire e poi magari, poi ne cominciamo a parlare, facendo tutto con il massima precisione e ottenendo risultati nella media, i 10K al mese quanto ci può vol volere partendo da zero, ma dici in termini di tempo o in termini di libri? E non è tanto in termini di tempo, intanto in termini di libri. Tu per fare 10 K al mese hai bisogno come minimo di una trentina di libri. Mi hanno regalato un corso da 1 K, non l'ho mai applicato in vita mia. È verissimo. Io tutta la roba regalata non, non l'ho mai neanche aperta, ragazzi. Mai neanche aperta perché? Perché non gli do valore. Ho iniziato da poco il corso. Ciao Alessandro e a primo impatto si vede subito la qualità. Lo consiglio a tutti coloro che vogliono migliorare e crescere nel business online. L'importante è avere la mentalità giusta. Alessandro è vero, è tutto un fatto di mindset, ok? Qui bisogna accettare il fatto che bisogna lavorare. Se siete gli scansafatiche, se siete dei procrastinatori, se siete questo tipo di persone, evitate di comprare, ragazzi, cioè non è, non è roba per voi questa. Tempo. Ah no, tempo, Luca, non è un termine di tempo, è in termini di libri che vai a pubblicare. Quindi se tu trovi la formula giusta, riesci a capire tutto e in pochissimo tempo riesci a pubblicare una trentina di libri, facendo tutto bene nei tre formati, molto probabilmente raggiungerai 10k. Prevedi un programma di affiliazione del corso in futuro? Forse sì, Federico, però solamente, solamente solo per gli studenti, chiaramente, non per gente esterna. E sto, ho in mente qualcosa di molto carino per l'affiliazione quindi mi sa che anche stasera ci siamo fatti la nostra letta di live tra l'altro mi pare che tu abbia già aggiornato il corso, sbaglio quindi anche un corso che ti... sì sì Alessandro, il corso è in continuo aggiornamento ragazzi sì, due lezioni aggiornate ma perché io faccio quello che insegno quindi a mano a mano che succede qualcosa io subito faccio un update delle lezioni il corso è sempre aggiornato chiaramente chi acquista il corso <coughs> ha il corso, ha l'accesso al corso Lifetime con tutti gli aggiornamenti non è che poi eh, dovranno ricomprare il corso, il corso è in, in continua evoluzione, ok? Gap troppo grandi tra Kindle e cartaceo, ti parlo di 500 Kindle e 3K cartaceo, da che dipendono? Noto che questi publisher, che non sono autori famosi, hanno i link dei libri su tanti siti, no, 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 è normale, c 3K 500 è, è normale, di solito tu eh, il razzo che c'è tra Kindle e cartaceo... È il 20%, quindi se io vendo 1000 di cartaceo in media faccio 200 di Kindle, ok? Questo e qui su Perdu 500 3K per è normale. Ok, mi sa che ci siamo, stasera ragazzi. Oretta di live, eh, spero vi sia piaciuta. Ricordatevi di cliccare su in alto, qui penso sia in alto a destra la campanellina, così vi arriva automaticamente la notifica alla prossima live, che sarà molto presto. Uh, ho sempre, mi sono messo come obiettivo di fare 3-4 live settimanali, quindi chiaramente ogni volta si trattano argomenti differenti e voi potete sempre fare qualsiasi domanda volete, ci sarà un botte risposta. In questo momento di mercato online molti parlano male della Fiat Market, lo scegliete millantando. Sì, allora sono tutti metodi che vanno bene, io anche la mia sponsorizzata dico che però il metodo più semplice è il self publishing. Puoi fare soldi con la marketing? Sì, lo faccio io, anche io faccio soldi con la flirt marketing. Puoi fare soldi con dropshipping? Sì. Puoi fare soldi con Amazon FBA? Sì. Ma il metodo più semplice per fare soldi è senza dubbio self-publishing. Ok? Grazie a presto, fra un po' anche un altro studente. Per Paolo, quando vuoi contattami pure, se hai qualche dubbio sono uh, disponibile. Ok ragazzi, vi saluto anche per stasera, eh, ci vediamo nei prossimi giorni e per la prossima live. Uh, in questo momento fanno parte del gruppo, mi sembra che siamo 140. Ok, Domenico? Quindi, eh, ciao, ciao ragazzi, grazie mille beh, se stai in tantissimo stasera e ci vediamo alla prossima. Arrivederci, ciao, ciao.